La Francia rende omaggio alle vittime del supermercato Cocher e a Clarissa Jean-Philippe, l'agente della polizia municipale uccisa un anno fa da Amédi Coulibaly a Montrouge. Di fronte al negozio dove si era serragliato il terrorista, poi ucciso dalle forze dell'ordine, anche molte bandiere di Israele in un quartiere ad alta densità ebraica. Un portavoce dell'Unione degli Studenti Ebrei dice: speriamo che il governo farà di tutto per lottare contro l'integralismo e il terrorismo. Noi, come membri della società civile, lotteremo contro la radicalizzazione e il jihadismo che influenzano tanti giovani francesi che stanno commettendo atti vili come quelli che sono occorsi qui un anno fa. Il presidente François Hollande era andato a Montrouge in mattinata per inaugurare una targa in ricordo dell'agente di 26 anni uccisa l'8 gennaio scorso, un atto dovuto dopo le feroci polemiche delle settimane passate, quando la famiglia dell'agente assassinato ha detto di essersi sentita abbandonata dalle autorità.